Credo che siamo già in 30. Buon pomeriggio a tutti quanti, buon pomeriggio ai nostri ospiti e siamo qui per il nostro quinto appuntamento con i web caffè iperspettrali, quelli che ci consentono di avere una maggiore consapevolezza, insomma, di quello che rappresenta il dato iperspettrale e soprattutto il dato iperspettrale di Prisma. Volevo darvi una panoramica di quello che è accaduto in quest'ultimo mese, dove avete visto che abbiamo anche inviato delle survey, abbiamo ottenuto delle domande, pertanto, abbiamo fatto quattro web caffè sotto forma di webinar registrati e abbiamo iniziato l'8 ottobre con Massimo Zotti che ha colloquiato con Alessandro Coletta, responsabile dell'unità di osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Italiana e direttore soprattutto della missione Prisma. Alessandro è qui con noi, buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio a voi. Nell'incontro con Alessandro abbiamo dato uno sguardo al Prisma nella sua interezza e un primo accenno a cosa Prisma rende accessibile, quindi il portale. E si è discusso un po' anche un po' della storia di come si è arrivati poi alla missione. Il 15 ottobre abbiamo cominciato a dare uno sguardo più approfondito alla missione, cercando di capire come funziona dal punto di vista di sensing dello strumento, insieme a Francesca Santoro di Planet, e che poi con Ettore Lopinto abbiamo dato uno sguardo al più approfondito rispetto alla prima puntata, di come è possibile ottenere i dati di Prisma, di quello che si può fare, e sia nella forma d'archivio, dati già acquisiti, sia nella forma on demand, quindi dati che possono essere richiesti appositamente dall'utente. Ettore, Mission Manager della missione Prisma, è qui con noi. Buon Ciao a pomeriggio, tutti, Ettore. ciao. Ancora il 22 ottobre abbiamo cominciato a guardare come poter interagire finalmente con i dati, attraverso quali strumenti, qualche strumento software, e con Claudia Giardino del CNR IREA abbiamo dato uno sguardo, il primo sguardo alle applicazioni. Oggi è con noi Claudia, ricercatrice del CNR IREA, nonché membro del PAGE, Prisma Advisory Group for Data Exploitation. Buon pomeriggio Claudia. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Ciao Claudia, e ci sono anche con noi Luigia Grimano e Giuseppe Maldera di Planetech, rispettivamente Technical Manager dei processori di Prisma, quindi Luigi è stato parte importante nello sviluppo e nella messa a punto di una parte della pipeline dei processori di terra di Prisma per trasformare i dati in prodotti, e Giuseppe è invece Pre-Sales Technical Support di Planetech per la linea dei prodotti Airbus. Buon pomeriggio Luigi. Buon pomeriggio a tutti, ciao. E buon Ciao a pomeriggio tutti. Giuseppe. Ciao. Infine, la volta scorsa ci siamo visti io ho colloquiato un po' con Fabrizio Buongiorno dell'NGV per guardare ancora quelle possibili applicazioni che ruotano intorno ai dati Prisma, in particolare applicazioni che riguardano il rischio vulcanico, essendo Fabrizia direttore tecnologo dell'INGV e anche lei membro del PAGE. Buon pomeriggio Fabrizia. Fabrizia c'è, sono sicuro, avrà anche risposto, ma forse ha il microfono muto. Va Sì. bene. Buongiorno a tutti. Ok, oggi, come vi dicevo, cerchiamo di vedere un po' quella che è stata la community che abbiamo potuto raggiungere, abbiamo costruito anche, e successivamente ci dedicheremo velocemente al cuore di questa sessione, che è quella delle domande. E lì dove appunto questa volta i protagonisti sono i nostri ascoltatori dell'evento e avranno la possibilità di porre qualsiasi domanda. Ovviamente ci sono già arrivate delle domande, sia per email sia per la survey che vi abbiamo sottoposto, e quindi partiremo da quelle. E ad ogni modo, ognuno di voi potrà, attraverso il pulsante question and answer, scrivere la propria domanda nella chat sostanzialmente di Zoom, e cercheremo di rispondere a tutte le domande in questa sessione. Diversamente, se non ce la facciamo, perché comunque vedo che già c'è parecchia gente, quindi potrebbero essere anche tantissime domande, risponderemo a tutti quanti nella maniera più approfondita e migliore con gli altri strumenti digitali.
Ricordo che comunque questa sessione va anche registrata e quindi come le altre sarà accessibile da YouTube e pertanto nel momento in cui si dovesse perdere qualche concetto, qualche momento per problemi di rete o altro si potrà comunque rivedere. Allora, qualche numeretto. Abbiamo fatto, come dicevo, 4 webinar. Complessivamente ci sono state oltre 2000 visualizzazioni grazie ai nostri anche 400 utenti della mailing list più di 400 utenti e ovviamente essendo su YouTube poi ci sono state anche altre persone che hanno dato uno sguardo ai webinar. In generale il riscontro che abbiamo avuto dalla survey è stato ovviamente di elevato interesse rispetto all'argomento e mediamente un 5, quindi parlo di voti diciamo intorno all'8,5, non li ho voluti nemmeno mettere perché ovviamente diciamo sono molto alti, quindi siamo contenti di questo, e mediamente il 50% di chi ha seguito i webinar aveva una conoscenza anche approfondita sia di Prisma che del dato iperspettrale in sé, quindi anche di come si può utilizzare il dato iperspettrale sia dal punto di vista di software, algoritmi e applicazioni, ovviamente distinti per tipologia. Mentre c'è un altro 50%, anche abbastanza corposo, a cui è servita molto questa serie di webinar, perché conosceva o poco o per nulla quello che Prisma invece può rappresentare per il mondo iperspettrale italiano. Quindi chiaramente parliamo in questo caso di utenti che appartengono per la maggior parte, e questo la dice lunga anche sulla difficoltà che ci sono nell'utilizzo dei dati iperspettrali, per la maggior parte, dicevo, appartengono al mondo educational e della ricerca, quindi c'è ancora tanto da fare, no? E chiaramente quelli più sensibili sono ancora i rappresentanti della ricerca. Poi c'è tutto il mondo, praticamente il mondo di una community generale legata allo spazio è rappresentato tra i nostri utenti, quindi abbiamo utenti collegati ai segmenti di energia, agriculture, utilities, utenti della PA, utenti tipicamente industrie del segmento spazio o system integrator anche generici, e fino ad arrivare ai professionisti che pensano di poter avere comunque un aiuto dall'utilizzo dei dati di osservazione della Terra in generale, in particolare da Prisma, per il loro lavoro. Quindi da questo punto di vista possiamo dire di essere anche decisamente soddisfatti. Probabilmente questa divisione della tipologia di utenza potrebbe essere molto simile a quella che possiamo ricavare dai dati di registrazione del portale di Prisma. E chiederei a Dettore, ad esempio, se ricorda più o meno qual è la distinzione, se è rispecchiata anche da questa da quella che abbiamo ottenuto noi. All'incirca sì, diciamo, abbiamo come utenza attualmente Prisma una categorizzazione più per aree applicative che per organizzazioni di appartenenza, quindi è anche difficile mapparla esattamente. E dal punto di vista delle applicative su Prisma abbiamo una grossa parte però di utenti scientifici, ovviamente la missione è un precursore scientifico, e solo parecchio più in basso abbiamo il settore istituzionale e ancora più in basso il settore commerciale. Ok, ovviamente noi siamo decisamente soddisfatti anche dei risultati. Vi anticipo che non finisce qui, quindi questa non sarà l'ultima puntata di questi web caffè. Abbiamo in programma, già abbiamo programmato altre sessioni con altri, insomma, ospiti decisamente rappresentativi del segmento. Al momento stiamo definendo le date, contiamo comunque di mantenere l'appuntamento settimanale del giovedì pomeriggio, sempre nella forma di webinar, in modo da semplificare anche la vita a chi poi vuole seguire questi appuntamenti. Ovviamente introducendo, come stiamo facendo oggi, anche delle sessioni live man mano e quando se ne sentirà la necessità. Partiamo quindi subito con la parte core del nostro appuntamento odierno. Quindi cominciamo con quelle che insomma sono le domande dove potrebbero esserci tra gli ospiti già coloro che hanno sottoposto la domanda. E nel,
Da prima parliamo con Luigi Selmi. Luigi, ci sei? E vuoi intervenire in diretta? Antonio, puoi confermare se Luigi è tra noi o... Sì, non so se mi sentite. Sì, ok. Ah, ok, perfetto. Sì, avevo posto una domanda per quanto riguarda la disponibilità dei dati per avere dei dati da Prisma da poter utilizzare prima di poi proseguire con l'iscrizione al sito dell'ASE. Luigi, c'è una necessità, qual è la necessità che vedi dietro questa domanda? Poi chiaramente rispondiamo, penso che Ettore è la persona più adeguata per questo. Per quanto mi riguarda sono nuovo rispetto a questa tipologia di dati, quindi prima di iniziare un'operazione di attivazione di una registrazione volevo vedere... Okay. Diciamo, fare qualche la parte test, curiosa sostanzialmente dell'utenza. Sì, vedere come la... Sì, esatto. Sì. Va bene. Io penso di aver sintetizzato bene anche la domanda, quindi insomma era su questo, in modo tale che tutti quanti possano vederla pure. Sì, premetto che la registrazione sul sito, sul portale Prisma, quindi diventare utenti è una cosa abbastanza semplice, abbastanza veloce e gratis soprattutto. Non sono richieste particolari procedure, particolari livelli di burocrazia, ma in ogni caso l'attuale licenza dei dati Prisma consente di liberalizzare, tra virgolette, un certo numero di dataset di Prisma, quindi contiamo di farlo non appena riusciamo ad attrezzarci strettamente con i sistemi informatici per poterlo disseminare, perché ovviamente oltre a liberalizzare, quindi scegliere un po' di dati Prisma rappresentativi per le varie applicazioni, dobbiamo anche effettuarne l'hosting da qualche parte per consentire un libero accesso. Comunque la risposta è senz'altro positiva e lo faremo molto a breve. Ok. Beh, penso che Luigi possa essere soddisfatto della risposta, esattamente quello che cercava. Sì, assolutamente, grazie. E Felicia Monti, anche lei non so se è presente tra i partecipanti. Ci sono, mi sentite? Sì. Allora, buonasera innanzitutto. La mia domanda riguardava non il lato iperspettrale, ma il trattamento geometrico delle pancromatiche. In particolare, io sempre a scopo di ricerca sto cercando di capirci di più riguardo al trattamento geometrico e per questo intendo l'ortorettificazione, in particolare delle pancromatiche. Ho seguito i precedenti incontri e innanzitutto cioè sarei interessata più che altro a capire la differenza tra i prodotti di livello L2 e rispetto al prodotto L2D che è descritto come geocodificato. In particolare sarei interessata a capire la cioè cosa si intende per geocodifica. E in particolare sarei interessata anche a capire la geolocation accuracy a cui facevate riferimento, mi pare, nel secondo incontro, di 200 metri dei prodotti, se questa accuratezza di posizionamento è da intendersi per tutti i prodotti di livello L2 o soltanto per il livello L2D. E poi si faceva anche riferimento al fatto di portarla a 15 metri nel prossimo futuro attraverso l'utilizzo dei ground control points. Anche in questo caso mi piacerebbe capire quali ground si intende usare come soprattutto. Ok, grazie Felicia. Posso chiederti l'appartenenza a quale ente? Io sono una dottoranda della Sapienza. Ok, grazie. Okay. Allora, come sempre c'è una sintesi. Gigi Grimano, puoi... Penso che puoi... Sì, certo. Allora, Felicia, l'accuratezza di geolocation vale per tutti i prodotti L2. L2D in particolare è quello su cui puoi verificarlo immediatamente perché è un prodotto ortorettificato e proiettato su mappa, su mappa utile.
Però ciascun prodotto, anche gli L2B e gli L2C, che sono prodotti uno in radianza e l'altro in riflettanza a terra, hanno comunque annesso il modello di geolocation, per cui utilizzando quel modello è possibile, l'utente può utilizzare quel modello per ortorettificare, avendo a disposizione un DEM, il prodotto stesso, che come cubo è rappresentato ancora nella geometria del satellite. Nel caso in cui tu volessi proiettarlo su qualsiasi altra su qualsiasi altro sistema di riferimento, puoi utilizzare il modello annesso al prodotto. Per quel che riguarda l'uso di ground control point, il ground control point, quello che faranno nel futuro appunto sarà quello di migliorare, rifinire il modello geolocation costruito invece a partire dalle informazioni geometriche a disposizione del processore L2. Sulla scelta del tipo di ground control point, questo è una cosa che vedremo più avanti, e su questo magari anche Ettore, se vuole, può intervenire. L'obiettivo è quello comunque di centrare una geolocation pari alla metà del pixel iperspettrale. E relativamente tu chiedevi anche che cosa viene fatto a livello delle pancromatiche, corretto? Sì, sì. Il processo è identico sia per l'IP che per le pancromatiche. Fondamentalmente nel caso dell'utilizzo di ground control point, il riferimento per la geolocation è proprio la pancromatica, cioè nel senso che si utilizzeranno punti comparabili come risoluzione a quelli del pan di Prisma, che sappiamo essere 5 metri, quindi molto più risoluto rispetto al cubo iperspettrale. Avevi aggiunto qualche altra informazione, vorrei chiedere invece qualche altra informazione, immagino, se non ricordo male, rispetto alla possibilità poi di costruirti invece in maniera indipendente un modello di geolocation rigoroso, e per cui chiedevi informazioni anche sul LIFOV del sensore e sulla possibilità di conoscere informazioni riguardo agli angoli di vista del satellite. Queste informazioni non sono disponibili nel prodotto, o perlomeno nel prodotto dal punto di vista ho qui sotto mano un prodotto L2D, per esempio, che è il prodotto di riferimento a cui ti riferivi. Un attimo che condivido lo schermo. Nel prodotto L2D, lì dove sono descritti i dataset iperspettrali, quindi il dataset iperspettrale, quindi sia il VNIR che lo SWIR, ci sono informazioni relative alla geometria. Ci sono, se riesci a vedere, tre dataset in cui pixel per pixel vengono calcolati gli angoli, l'observing angle, quindi dal punto di vista del target, che in questo caso è il view zenith angle. Non, il look angle, penso che tu ti riferissi al look angle quando chiedevi appunto le cross angle dal punto di vista del satellite. E in più è fornito la relativa azimuth angle, quindi la differenza in azimuth tra il punto di vista del satellite e l'illuminazione solare. E in più il solar zenith angle, che è l'altra informazione che è già disponibile come global attribute di sintesi per il prodotto, ma qui viene calcolato pixel per pixel sull'immagine iperspettrale. Non so ho esaurito la risposta rispetto alle tue domande. Sì, in realtà avevo notato la matrice dell'observing angle, però per la ricostruzione, al più di un modello rigoroso, mi sarebbe servito il valore del view zenith angle, penso. Look angle, pixel per pixel. Sì. Al momento non è disponibile. Ok, questo intendevo. Va bene. Grazie allora.
figurati. Ok, okay. Penso che Felicia sia stata soddisfatta dalla risposta. Se c'è... Eccomi. Ok, torniamo un attimo indietro. Ecco, Francesco, non voglio far vedere. Francesco, dice però... sono troppo brutte come domande, no? Ma poi la facciamo vedere per condividerla, per far... No, ma falla vedere, metti pure, anzi... No, non voglio togliere la sorpresa, l'effetto sorpresa. Ecco. Allora, noi conosciamo un po' il dato iperspettrale Prisma, diciamo, l'abbiamo seguito dall'inizio come interessati a questa missione, quindi appena sono arrivate le prime immagini ci abbiamo cominciato a lavorare, poi abbiamo presentato il format e tutto, e quindi stiamo lavorando su delle zone ben precise, un'area marina costiera, sempre in Italia, e una dove c'è un sito archeologico sommerso, e un'altra area, sempre un sito archeologico terrestre, nella zona di tra Avezzano e L'Aquila. Allora, abbiamo scaricato queste un paio di immagini, perché chiaramente a noi ci servono quelle senza nuvole, le abbiamo trovate e ci stiamo lavorando sopra. Una cosa che abbiamo notato in queste immagini è che le prime, innanzitutto, potrebbe essere proprio, ne abbiamo parlato in questi giorni con Maldera, potrebbe essere anche un problema strumentale. Le prime bande, abbiamo visto, ci sono dei problemi, righe saltate, un pezzo dell'immagine, eccetera. E abbiamo cominciato con il prodotto più alto, l'L2D. Adesso abbiamo scaricato anche il prodotto, diciamo, grezzo, l'L1, per capire un momento... il tipo di dato. Le domande sono queste. Allora, per quanto riguarda la parte, chiamiamola più geometrica, abbiamo provato a fare un pan sharp del dato pancromatico con il multispettrale, e abbiamo visto, perché essendo in generale delle persone interessate a quello che c'è nel suolo, quindi riuscire a vedere meglio, quindi aumentare sia la parte spettrale geometrica, nello stesso momento abbiamo fatto queste due prove di pan sharp usando due algoritmi differenti. Ho mandato su le due immagini, infatti, e abbiamo visto che ci sono dei buchi, chiamiamoli buchi di pixel, mancano delle informazioni. Questo usando l'algoritmo, quello base, siamo partiti dal bilinear, siamo passati al secondo algoritmo, quello, il nearest neighbor, il vicino prossimo, chiamiamolo, ecco, lì comincia a funzionare meglio. Però rimangono questi buchi a volte. La nostra domanda, diciamo, era questa: è un problema che gli algoritmi ancora non sono perfettamente ottimizzati con il dato Prisma, o è un problema probabilmente di Prisma che man mano verrà sistemato? Ecco. E poi un'altra domanda era quella del prodotto della correzione atmosferica. E qual è, ci siamo letti un po' il manuale dei prodotti, insomma, capire quale tipo di correzione atmosferica è stato fatto per passare dal livello L1 al livello L2. Ok, come al solito, diciamo, qui sintetizziamo per, diciamo, sintetizziamo. Sì, scusate, infatti per questo volevo le domande lì. Sì. Penso che Fabrizia potesse rispondere a soprattutto alla questione, insomma, dell'ottimizzazione, oppure, ma anche Luigi Agrimano ed Ettore, insomma. Quindi magari Fabrizia, se vuoi iniziare. Ok. Allora, per quanto riguarda, diciamo, gli algoritmi per il pan sharpening delle immagini Prisma, naturalmente ci sono diversi algoritmi, anzi, se un attimo faccio uno share screen per farti... Allora... cioè, mi sa che devi fare lo stop del tuo, però. No, forse prima non l'ho fatto. Vado, provo allora. Ok, stai andando.
Allora, aspetta, infatti vado direttamente a parte le prove che abbiamo fatto. Come vedi ci sono diversi algoritmi per fare il fusion, quindi al momento non c'è un prodotto diretto, diciamo un prodotto già disponibile e validato, quindi bisogna fare dei test come li hai fatti te. Tu hai provato il Gram-Schmidt, Io ho provato il Gram-Schmidt e abbiamo provato il Gram-Schmidt e il Principal Component Analysis. Envy? Come? Dal prodotto Envy oppure vostro l'avete implementato da soli? No, da Envy. Quindi sì, questo è quello che diciamo abbiamo sperimentato anche noi. Naturalmente va calibrato e sicuramente ogni immagine può avere dei suoi problemi. Chiaramente le due immagini sono già coregistrate, ma vanno comunque analizzate. Va vista anche qual è la procedura, come dicevi te, di correzione atmosferica precedente. Noi in questi test che abbiamo fatto, diciamo, prima ancora del lancio della missione Prisma, avevamo comunque dovuto controllare il procedimento anche di correzione topografica. Insomma, più si riesce ad avere un dato che ha tutte le correzioni, appunto, è chiaramente migliore il risultato. Ora a noi faccio vedere brevemente un esempio anche che abbiamo fatto sui dati, adesso vado avanti perché questi sono i test fatti su dati pre-Prisma, ma abbiamo fatto dei test sui dati Prisma. Ecco, questa è un'immagine Prisma che abbiamo acquisito recentemente, appunto, su un sito rurale in cui noi stiamo guardando in quella immagine, quel quadratino rosso piccolo piccolo, un'area dove c'è un'attività geotermica, quindi purtroppo è un'area molto piccola, quindi abbiamo tentato un pan sharpening, anche noi abbiamo utilizzato il Gram-Schmidt da Envy e il risultato non è malvagio da questo punto di vista, però è chiaro che va affinato, quindi quello che tu hai trovato probabilmente potrebbe essere anche un problema dovuto all'immagine stessa che potrebbe non essere forse ottimale. E quindi io ti inviterei probabilmente a riprovare, però il tool di Envy, almeno noi abbiamo fatto per ora un certo numero di prove, è abbastanza buono. Quello che auspichiamo naturalmente sarà quello di affinare questo tipo di algoritmi per avere dei prodotti effettivi su Prisma. Ci vorrà ancora un po' di tempo. Guarda, ti faccio vedere. Questa è una PCA, questa che vediamo? Questa qui è un Gram-Schmidt. Ok. E questo è lo spettro, naturalmente con le due abbastanza diciamo conforme di risultato sul pan sharpening. Però mi rendo conto perché appunto anche noi nei vari test non abbiamo avuto tutte le, diciamo, ogni volta gli stessi risultati, ma questo è abbastanza normale. Se torno un attimo indietro velocemente ti faccio vedere che quando facevamo i test abbastanza diffusi, però utilizzando ovviamente in questo caso usavamo immagini del sensore aereo MIVIS e poi usavamo QuickBird o lo stesso MIVIS per simulare i pancromatici, naturalmente avevamo fatto dei ranking proprio con diversi algoritmi. È chiaro che andrebbe un po' continuata questa cosa, però non mi stupirei tanto che potrebbe esserci ancora dei problemi, quindi non lo imputerei direttamente al dato. Se è possibile, spero che avete altre acquisizioni e magari fate dei test anche su questi altri, naturalmente le PCI o le wavelet che potrebbero anche dare buoni risultati a seconda della struttura, della tessitura dell'immagine. Ok, perfetto. Ma guarda, grazie di queste risposte. In questi giorni ci eravamo sentiti con Giuseppe Maldera, che, vabbè, noi come laboratorio di telerilevamento qui all'Enea abbiamo tutti i software, ce li abbiamo tutti. Con Erdas in particolare si parlava proprio con Giuseppe, che loro stanno mettendo a punto il plugin proprio per Prisma, per vedere, per fare un'analisi, chiamiamola statistica, delle bande e vedere quali sono le bande con problemi o meno e magari, se meno importante, toglierle dal calcolo geometrico e spettrale, per esempio. Assolutamente. Noi chiaramente adesso l'ASI insomma c'è stato il bando per la ricerca scientifica che speriamo a breve. Che è infatti.
E anche lì ci siamo sicuramente, anche noi abbiamo puntato su questo raffinamento di questi algoritmi, speriamo magari tutti insieme di poterci lavorare per avere poi dei prodotti più raffinati e comunque disponibili per tutti, per Prisma. Infatti l'ultima domanda, questa era un po' così, proprio approfittare che ci siamo tutti, proprio perché bene o male tutti abbiamo presentato i progetti ASI, quando si saprà qualcosa speriamo bene, se magari ci sono notizie, insomma. Alessandro, una domanda per te. Guarda, ne approfitto perché c'è Coletta, non c'è niente di male, no? Ma chi dice che c'è niente di male? Comunque, dico... Non riceverei nulla, però non importa. Diciamo, in questo momento si sta riunendo la commissione di valutazione di Prisma Scienza in questo momento, quindi diciamo potevo anche parteciparci, però ovviamente sarò qui a questo webinar. Quindi se questo ti può essere di conforto, l'ASI ci sta mettendo parecchio e ci sta investendo parecchio, lo stiamo facendo anche in questo momento. Quindi la tua domanda capita proprio, diciamo, temporalmente correlata con, perfetto, con quello che si sta facendo. Però vedi, noi ci stiamo già lavorando un po' tutti. Certo. Bene. Grazie. Prego. Francesco, una curiosità. Se tu avessi trovato il prodotto di Pearl Sharpening già a catalogo, l'avresti utilizzato oppure è una necessità che il Pearl Sharpening venga fatto da voi? Siccome stiamo progettando Prisma 2, l'evoluzione di Prisma... Ma l'ho capito. Ma guarda, dall'esperienza che abbiamo, noi abbiamo sempre preso i prodotti separati, il Pearl Sharpening ce lo siamo fatti in casa, diciamo, per controllare tutto il processo, controllarci tutti i parametri, eccetera. Ecco perché ho fatto questa domanda oggi, proprio per capire questo prodotto, cosa viene fuori. La stessa cosa per la correzione atmosferica. Noi usiamo i correttori atmosferici che ci sono all'interno dei software. È logico che se c'è un prodotto già pronto, magari per un certo tipo di lavoro, lo prendiamo, ok. Ma magari se c'è un certo prodotto, come in questo caso, che stiamo scaricando anche il prodotto L1, vogliamo capire tutta la procedura di correzione atmosferica e magari farcela noi e vedere, come diceva appunto poco fa, si diceva appunto poco fa, e quindi farsi i test noi. In questa fase. Un prodotto Pearl Sharpening già pronto potrebbe essere interessante, quello sì. Ok. Ettore, non so se vuoi aggiungere qualcosa su quello che ci sarà come disponibilità, anche a livello di algoritmi, di manualisti, quello che c'è già, quello che invece sarà presente nel futuro. Sì, diciamo, forse la cosa più importante da annunciare, comunque da portare l'attenzione, è in ogni caso la continuità che intendiamo dare al sistema Prisma. Prisma ha una vita come missione di 5 anni, è stato lanciato nel 2019, quindi nel 2024 dovrebbe in teoria uscire dalla sua vita operativa, ma potrebbe ovviamente continuare tranquillamente a lavorare ancora per anni. E in ogni caso ASI sta programmando una missione in continuità con Prisma, che però offra anche caratteristiche migliori, sia dal punto di vista del rapporto segnale-disturbo, ma anche e soprattutto dal punto di vista della risoluzione geometrica, quindi ci sarà una nuova missione, la Prisma Second Generation, che avrà anche dei modi in grado di acquisire immagini a risoluzione di 10 metri, non più di 30 metri. Naturalmente sono SWOT più piccolo, quindi stiamo parlando di 10 km, non più 30, ma diciamo, quindi avremo anche questa altra possibilità. E non è ancora stato definito il range di prodotti, sicuramente includerà tutti quelli di Prisma, potrebbe anche apparire qualche prodotto a valore aggiunto, come per esempio questo del Pearl Sharpening, è una cosa ancora da definire. Senz'altro Prisma Second Generation fornisce continuità alla missione con prestazioni migliorate, anche di tanto, ecco. Okay. Ok, Francesco, penso che tu sia soddisfatto della assolutamente risposta. Contento, sì, mi faceva piacere. Grazie della domanda, anche penso insomma che possiamo andare avanti, quindi abbiamo già visto Felicia, e ora passiamo alle domande anonime. Ci sono pervenute tutta una serie di domande con la survey, quindi non sappiamo chi le ha poste, però tentiamo comunque di dare una risposta. Come si aprono i file H5, HDF, HDF5 con software che gestiscono dati territoriali? Qualche risposta l'abbiamo data. Giuseppe Maldera, se vuoi argomentare insomma intorno a questa domanda. Grazie Cristoforo. I file H5 si possono aprire con diversi software.
me ne vengono alcuni in mente, R, Envy, Python, ma Planetech, come sai, ha sviluppato un software che si chiama Earthbit, che abbiamo mostrato proprio in uno dei webinar, che è perfetto proprio per avere un primo impatto con i dati Prisma, perché permette di navigare tra i metadati, quindi conoscere i metadati e visualizzare il dato anche in diverse combinazioni di bande, quindi per, sicuramente uno strumento utile per un primo impatto per conoscere il dato. Abbiamo anche sviluppato un plugin specifico per RDAS Imaging, in cui abbiamo messo un po' a frutto le competenze di Planetech sul dato Prisma per produrre delle informazioni aggiuntive a chi vuole processare il dato, per cui un po' ne ha parlato prima Francesco Immordino di Enea, tiriamo fuori dei report, delle statistiche sulle varie bande per dare informazioni su quali bande magari escludere per certi tipi di analisi. All'interno di RDAS poi ci sono una serie di task specifici per chi vuole fare diciamo analisi specifiche. Quindi la scelta è ampia, insomma. Ovviamente noi siamo contenti se ci sono le soluzioni Planetech, però ci sono anche altri diciamo, fornitori. E volevo semplicemente precisare che il file HDF è un formato che si può aprire con ancora altri strumenti, il primo fra tutti l'HDF View della NASA. Certo. Chiaramente nel momento in cui, come diceva giustamente Giuseppe, abbiamo a che fare con un prodotto specifico di una missione satellitare, quindi dove i metadati sono stati codificati secondo una determinata semantica, a quel punto il driver di apertura del file HDF, che può essere in RDAS, in Earthbit o in Envy, è una scelta migliore per il fatto che quei metadati possono essere interpretati correttamente dal software ed utilizzati per l'elaborazione dei dati stessi. Quindi una cosa è aprire un file H5, un altro è comprenderne il contenuto. Ok, penso che insomma chi ha fatto questa domanda possa ritenersi anche soddisfatto. Vediamo, è possibile avere delle delucidazioni sui meccanismi di quota nel sistema Prisma? Naturalmente Ettore. Sì, allora attualmente ci sono due principali meccanismi di quota. Quello che tiene conto, quindi limita il numero di richieste di nuove acquisizioni che possono essere sottomesse giornalmente e che possono esistere in maniera contemporanea, e un altro meccanismo di quota che è relativo al numero di immagini processate che è possibile richiedere. L'archivio Prisma non contiene soltanto i dati, diciamo, ripresi dal satellite, non l'immagine elaborate attualmente, quindi ogni nuova richiesta di prodotto implica un'elaborazione. Questi sono i due principali meccanismi. Ovviamente non è una quota, ma c'è chiaramente un meccanismo di priorità che afferisce alla categoria dell'utente. Gli utenti scientifici hanno una priorità, gli utenti commerciali ne hanno un'altra, i nazionali ne hanno una, un range, anzi, e i non nazionali un'altra ancora. Quindi essenzialmente la divisione, lo sharing delle risorse del sistema, che ovviamente sono limitate, non sono infinite, viene fatto essenzialmente sulla base di questi due meccanismi. Il meccanismo più proprio di quota verrà cambiato nei prossimi giorni, sia come struttura, verrà sdoppiata il numero di immagini che è possibile, il numero di nuove acquisizioni possibili richiedere in due quote separate. Una è effettivamente il numero di richieste contemporaneamente attive e l'altro è il numero massimo di richieste che possono avere successo, quindi in maniera tale da rendere un po' più flessibile questo meccanismo. L'altro è sempre il preesistente numero di immagini processate al giorno, e inoltre, questa è una cosa abbastanza importante, verrà aumentato di un fattore considerevole, un fattore 3, il numero di queste quote, quindi il numero di prodotti che è possibile richiedere come nuove acquisizioni o come acquisizione d'archivio. Ok, grazie. Un'altra. Per applicazioni quasi real time di sorveglianza di aree vulcaniche, quindi insomma qui Fabrizia
ci darà la risposta. Avete suggerimenti di analisi multisorgente? Ad esempio, si può ricavare qualcosa da elaborazioni, magari con reti neurali, di segnali sismici, serie temporali tipo VLP, incrociati con elaborazioni su dati prisma fatte negli stessi periodi temporali? Insomma, è complessa la questione, magari Fabrizia aiuterà a trovare una sintesi che possa, insomma, soddisfare chi ha fatto la domanda. Ok, beh, mi sembra che la domanda riguardi un'analisi multidato. Naturalmente, come dice la stessa domanda, si chiedono se dati di tipo sismologico, quindi delle reti, diciamo, delle broadband ULP che sono spesso usate in aree vulcaniche per vedere, per esempio, il tremore sismico, possono essere correlate a misure di prisma. Allora, la domanda, come diceva Cristoforo, è complessa, nel senso che Prisma vede e dà informazioni soprattutto su quello che c'è in superficie, cioè sulla composizione superficiale. Ora, nel caso vogliamo mettere in relazione con delle misure di questo tipo, naturalmente dovremmo andare su prodotti più complessi, come potrebbe essere l'analisi di gas vulcanici, per esempio, oppure di zone a sorgenti ad alta temperatura che potrebbero essere in qualche modo viste anche da un sensore come Prisma, perché i canali nello SWIR, cioè quelli intorno ai 2,5 micron, essenzialmente possono anche vedere zone in cui ci sono temperature elevate, superiori ai 500 gradi Kelvin. Direi che quindi alcuni di questi parametri, cioè emissioni di gas, in particolar caso con Prisma si potrebbe vedere le emissioni di CO2 e alte temperature, se uno riesce ad avere acquisizioni sistematiche, quindi ripetute nel tempo, su queste aree, potrebbe mettere in correlazione, per esempio, con segnali di tipo tremore sismico. Ecco, questo un po' in sintesi. Non è impossibile e occorre costruire delle serie temporali per questo tipo di confronto, perché i dati sismici chiaramente sono continui e i dati del sensore Prisma, come altri sensori satellitari, sono molto discreti. Però non è impossibile, ci sono anche degli studi, quindi direi sì, ma bisogna fare attenzione su quale dato e quale prodotto viene messo in relazione. Okay, grazie. Volevo semplicemente dire, se per caso tra gli uditori ci sono le persone che hanno posto queste domande e magari vogliono ulteriormente che si venga specificata la risposta, insomma, possono anche scriverlo nella chat, così poi vediamo se nella parte di question and answer, così anche successivamente possiamo tentare di dare una risposta più completa se non dovesse essere soddisfacente. Ok, ci saranno, sì, diciamo, emersa la necessità di avere qualche informazione maggiormente tecnica e meno divulgativa. Ovviamente noi abbiamo impostato in questi primi 4 seminari molto sulla parte della divulgazione dell'informazione, perché la prima cosa è creare, diciamo, la consapevolezza di quello che esiste, di quello che si può fare, e quindi non ci siamo spinti nell'elaborazione algoritmica dei dati di Prisma. E sicuramente come industria ci teniamo molto anche al fatto che il nostro mondo, il mondo dei nostri clienti, dei nostri utenti, ma il mondo anche dei colleghi, insomma, possa incrementare la propria consapevolezza, e quindi, come dicevo prima, continueremo a lavorare con questo tipo di webinar. Ma nello stesso tempo l'Agenzia Spaziale Italiana sicuramente ha in mente una serie di iniziative, di opportunità che vorrà mettere in piedi, pertanto approfitto di questa domanda per chiedere ad Alessandro, insomma, verso quale direzione, come si sta muovendo l'agenzia per supportare poi i propri clienti alla fine. Allora, chiaramente la risposta immediata alla domanda: ci saranno webinar più tecnici, più divulgativi? In generale è sì, occorre assolutamente sì. Potrebbe anche avere, come dire, una spiegazione multicontesto, multimotivazionale. Allora, ricordiamoci che Prisma, faccio giusto così, ricordiamoci che Prisma, l'abbiamo detto prima, è un precursore, quindi è un qualcosa che apre una strada. Ettore prima saggiamente ha ricordato che stiamo andando verso una roadmap che include una seconda generazione. Anzi, per aggiungere lietezza iperspettrale ai nostri cuori, volevo anche aggiungere, rispetto a quello che ha detto Ettore, che con Prisma 2 arriveremo a 2 milioni di chilometri quadri acquisiti giornalmente, ci sarà la possibilità di fare strip up virtualmente senza limitazioni, ci sarà, insomma, veramente un'analisi molto grossa. Ma la strada però che porta a questo è comunque lunga.
perché ciò che secondo me va sempre rimarcato è che noi oggi siamo l'unica nazione europea che ha di fatto una missione perspettrale e una strada perspettrale. Non sappiamo, ad oggi non sappiamo esattamente la sentinella perspettrale CHIME che destino avrà. Abbiamo DESIS che però non è un free flyer, sta sulla stazione spaziale, quindi comunque anche limitazioni di latitudine tra più o meno 52. C'è ISIS degli indiani con cui stiamo anche colloquiando, visto che è un iperspettrale lanciato nel 2018, si stava anche colloquiando per poter avere interazioni. C'è il ben noto Gaofen 5 della Cina, che però non sappiamo, potrebbe virtualmente produrre pure involtini primavera e ravioli al vapore, perché non sappiamo nessuna informazione specifica. E quindi è un contesto in cui l'Italia gioca un ruolo molto importante. Molto importante in un contesto nuovo, però. Ce lo siamo detto già ieri tra alcuni panelist. Quindi c'è bisogno di spingere, di fare un pushing della strada iperspettrale in un modo che io vedrei, come ho già detto appunto nei nostri precedenti discorsi, in maniera integrata nazionale. L'ASI deve fare ovviamente il sistema, ha il compito principale di guidare la strada, abbiamo previsto ovviamente, vi ringrazio ovviamente per questa iniziativa che apre un po' la strada a questo percorso. L'ASI dovrà farsi, si vuole, si fa e sta già intraprendendo la strada. Ettore è ovviamente in prima linea come mission manager e c'è il contributo fondamentale del Mission Advisory Group, del PAGE che tu prima hai citato, di cui Fabrizio e Claudia fanno parte. Quindi sono previsti ovviamente webinar, previsti anche workshop specifici, ma quello che io penso sia importante è quell'integrazione nazionale, cioè che il proprietario istituzionale e anche gli attori, gli operatori che sono nell'ambito come voi, come altre realtà esistenti, possano sempre più intensamente costruire un percorso di questo genere. Chiaramente più tecnico anche a livelli di seconda generazione, ci sono ovviamente, bisogna conoscere anche in maniera più dettagliata quello che si potrà fare, ma va educata una comunità in qualche modo. Ci siamo resi conto in questi mesi, senza dare dettagli che Ettore chiaramente ne ha informazioni maggiori, e ci siamo resi conto che la comunità è comunque una comunità nascente, quindi ha bisogno di essere spinta e c'è bisogno a tutti i livelli, da livelli del divulgativo al, anche come si è fatto in questo percorso, a livello più tecnico è possibile. Quindi sicuramente sì, l'ASI sta facendo, auspico però, come vi ho detto, un'integrazione che possa far vedere il paese, l'Italia, a livello diciamo nazione, che segue in maniera tecnica e divulgativa il percorso, la roadmap che si è data nel campo iperspettrale. Diciamoci la verità, alla fine siamo noi oggi gli attori principali. Oltre che supportiamo anche altri gli esteri, come il CNES, la DDLR, la stessa ESA con le campagne di acquisizione di calibrazione con CHIME che sono state fatte. Quindi giochiamo un ruolo importante, continuiamo ad averlo, ma per averlo bisogna pure che siamo tutti ben consci e preparati alla nuova avventura iperspettrale. Certo, certo. Grazie Alessandro. Tra l'altro ho dimenticato di dire che una delle domande che abbiamo fatto con la survey era proprio relativa a che tipo di necessità i nostri utenti della community, che tipo di necessità avessero soprattutto. E le prime due domande sono state formazione, training e software per l'elaborazione. Quindi ovviamente il software poi è fatto dall'industria, quindi cercheranno di soddisfare le esigenze, tra l'altro in un panorama di software che comunque già è molto pronto rispetto ai dati di osservazione della Terra, in quanto abbiamo una quantità enorme di dati di tutte le sentinelle, anche di tipologie differenti. Sul training, come giustamente stavi dicendo, effettivamente stiamo aprendo la strada al mondo dell'iperspettrale da satellite. E anche non da satellite, comunque, è una strada molto complessa e che richiede ancora tanto studio, e lo confermavano anche le tipologie di utenti che si sono iscritti a questi webinar, e pertanto le soluzioni vanno ancora inventate e supportate. Ok, ancora un'altra domanda. Quali sono gli orari di acquisizione di Prisma? Al Nadir e al Massimo Angolo di Rhodes c'è differenza sostanziale di orari? Ci possono essere delle applicazioni impattate dalla scelta degli orari di acquisizione? Sicuramente Ettore qui può dare un inquadramento e poi magari Claudia e Fabrizia, se pensano che ci sono delle applicazioni non supportate, magari, perché, non so,
vanno riprese di notte quelle le scene, oppure perché vanno riprese ad orari il pomeriggio, mentre più o meno penso che saremo intorno alla mattina, magari, o anche quali sono i problemi che si riscontrano con le applicazioni. Va bene, Ettore? Sì, Prisma ha come orario di acquisizione all'equatore le 10:30 ora locale ed è, acquisisce su un'orbita discendente, quindi acquisirà un po' prima delle 10:30, quindi intorno alle 10:30 sull'Europa, e quindi diciamo non è possibile scegliere l'ora di acquisizione perché passa negli stessi punti sempre alle stesse ore, che sono appunto gli orari all'intorno delle 10 per l'Italia. E quindi non è possibile, non c'è una correlazione tra l'angolo, una correlazione forte tra l'angolo di roll o la visione a nadir con l'orario di acquisizione, perché quello che conta è la ground track, e la ground track, quindi il punto sotto il satellite, passa sempre a quell'ora, ora locale ovviamente. Certo. C'è qualcuno, Claudio, Fabrizio, magari se c'è qualche applicazione che è impattata meno, di più, c'è qualche problematica? No, io credo che... Credo che la scelta di mettere Prisma in orbita eliosincrona e con un acquisition time che è consistente con molte delle missioni ottiche satellitari offre il vantaggio di avere consistenza nella condizione di illuminazione e di ripresa del target. Quindi è un vantaggio verso un uso sinergico di questa missione rispetto ad altre missioni esistenti o del prossimo futuro. Ovviamente questa scelta è dettata da ragioni di sia tecniche che scientifiche. Tra le altre mi viene in mente una condizione di illuminazione che vada a beneficio di un rapporto segnale-rumore alto, ovvero c'è un segnale consistente a quell'ora e l'angolo zenitale di osservazione non è così alto da impattare su effetti di riflessione speculare. Diciamo che ovviamente sono applicazioni che possono, circa particolari applicazioni, ovvio che nell'ottica di voler seguire un processo che ha una variabilità giornaliera ci si avvale di altri sensori come quelli geostazionari che con altre caratteristiche hanno acquisizioni a intervalli di frequenza molto più spinti che ovviamente appunto non... che però ovviamente non possono garantire le caratteristiche di osservazione di un sensore iperspettrale come Prisma, quindi di solito l'ambito applicativo viene guidato un po' dalla classe osservativa che diversi sensori orbitanti intorno al pianeta possono offrire. Alla fine bisogna fare una scelta e questa sicuramente è tra le migliori, proprio per la possibilità di andare in sinergia con gli altri satelliti. Fabrizia? Sì, io concordo assolutamente con quello che ha detto Claudia, credo che la scelta è stata ottimale perché per questo tipo di osservazione è necessario avere un buon rapporto segnale-rumore. Forse l'unica cosa che però potrebbe avere essenzialmente un interesse scientifico potrebbe essere quella di vedere se c'è la possibilità eventualmente di attivare almeno un'acquisizione sull'orbita ascendente, cioè sull'orbita notturna, per esempio nel caso di un grosso evento di incendi come quello che c'è stato in Australia, per vedere se lo strumento è in grado di vedere nello SWIR, soprattutto un evento ad alta temperatura durante la notte, perché non siamo disturbati dall'azione solare, però sarebbe un esperimento e non so se lo strumento potrebbe essere acceso in orari diversi da quelli previsti. Chiaramente il nodo, se l'orario è fisso, quello corrispondente sull'altra orbita, quindi sarebbe intorno, non so, alle 10 di sera. E quindi potrebbe essere un interessante esperimento, ma questo non appunto... Per il resto l'orario che è stato stabilito va bene per le applicazioni che sono listate per Prisma. Ok, grazie. Andiamo avanti. Il revisit time di 7 giorni, con geometria di acquisizione differente, è il minimo assoluto o ci sono situazioni in cui due singole acquisizioni possono essere meno distanziate, sia per questioni di latitudine ma anche per opportunità? Cioè non si può garantire che ogni 2 giorni ci sia un'acquisizione, ma può accadere. Ancora Ettore, penso sempre... Sì, allora Prisma ha un ciclo orbitale di 29 giorni, vuol dire che rivede lo stesso punto a terra nella stessa geometria ogni 29 giorni. Se non si è interessati a mantenere la stessa geometria, il revisit time è 7 giorni, correttamente come riportato nella domanda,
è quello che abbiamo anche misurato, oltre che il dato di specifica, è quello che abbiamo realmente misurato con le statistiche che stiamo effettuando. Naturalmente è... Avevo perso Ettore. Penso stesse dicendo che effettivamente dipende dalla latitudine, va bene. Va bene, se lo, non so se c'è qualcuno che vuole intervenire per concludere, penso che abbia circostanziato abbastanza, non so se c'è qualcosa da aggiungere. Forse l'unica cosa da aggiungere è che naturalmente, assolutamente, se uno ha bisogno di revisit time più, diciamo, appunto, maggiori del ciclo, quello nominale, cioè di 29 giorni, quello di 7 giorni, deve tener conto che la geometria d'acquisizione non sarà, ci sarà un'inclinazione del sensore e quindi bisognerà fare le dovute attenzioni nelle correzioni atmosferiche, nelle correzioni geometriche, in quanto il sensore non guarda in maniera nadirale, però può essere vantaggioso avere ripetizioni più frequenti. Forse Ettore voleva anche aggiungere quello che stai dicendo te, che naturalmente andando a latitudini maggiori si può avere una ricorrenza, una rivista maggiore di 7 giorni, perché naturalmente dall'equatore andando verso il polo nord si aumenta il numero, diciamo, la sovrapposizione delle orbite, quindi la ripetizione. Credo che questo possa accadere, credo che era quello che stava dicendo Ettore. Ma penso che sia tornato Ettore, perché l'ho visto nuovamente online. Ah, ok. un minuto fa, adesso non... Non lo vedo. Sì, mi sembra di sì. Sì. Ettore? Io ci sono. Ah, ecco. Forse sì. C'è stato un glitch prolungato. Sì. Non so se è stato già risposta alla domanda o... Va bene, abbiamo sentito quasi tutto, eccetto la... Non so se stavi rispondendo alla seconda parte. Sì, stavo dicendo che appunto le orbite ovviamente si avvicinano al polo, se ne allontanano per raggiungere la massima distanza che è all'equatore, e che è una distanza che corrisponde a 6 giorni. Quindi sotto i 6 giorni non è proprio possibile fisicamente riuscire ad avere ripetizione delle acquisizioni. All'equatore. Sì. All'equatore. Questa mi ha fatto sorgere una domanda. Ma quindi noi quando facciamo una richiesta di acquisizione on demand, possiamo specificare l'angolo di vista? Assolutamente sì, è possibile specificarlo. Assolutamente quello, insomma. Sì, gli estremi sono più e meno 21 gradi, naturalmente sono estremi che valgono per l'equatore, perché poi quanto più ci si sposta ad alte latitudini, il range di angoli di roll possibili si restringe. Sull'Italia siamo intorno ai 18 gradi, e ovviamente si restringe sempre di più, più ci si sposta ad alte latitudini, però diciamo il default che viene proposto dal sistema sono 14 giorni come window temporale, quindi finestra temporale in cui vale la richiesta d'acquisizione, e propone più o meno 21 gradi, quindi la massima ampiezza della finestra di angoli di roll, ma nessuno vieta di restringere sia il periodo temporale sia l'angolo, e quindi scegliere un preciso angolo, un preciso range di angoli. Naturalmente più è stretto l'intervallo temporale o di angolo di roll o per esempio di cloud coverage, un altro dei parametri possibili da scegliere, e ovviamente è meno probabile che avvenga l'acquisizione, semplicemente perché, certo, per esempio, se il satellite non passa con, o ci sono acquisizioni a più alta priorità con un angolo di roll incompatibile, naturalmente l'acquisizione viene richiesta da noi con quello specifico angolo, perde in favore di quella a più alta priorità. Oppure se noi chiediamo un prodotto con una certa copertura nuvolosa e il meteo ne segnala una peggiore, inevitabilmente il prodotto non verrà programmato. Quindi diciamo è sempre da bilanciare la restrizione dei parametri di richiesta di acquisizione rispetto a quello che serve a noi, ovviamente. Mentre le acquisizioni della missione di background vengono effettuate tutte con la stessa configurazione geometrica, sempre? E vengono effettuate tutte quante lasciando completamente aperta la configurazione geometrica, quindi più o meno 21 gradi e 50% di cloud coverage con la logica di poter acquisire il più possibile. Okay. Quindi a bassa priorità ma il più possibile, quindi garantire una copertura. Attualmente abbiamo 54.000 immagini nel catalogo all'inizio di novembre. Certo. Ok, grazie.
Ancora, come si possono, potranno usare i dati di Prisma insieme a quelli di altre missioni, anche CubeSat, che imbarcano sensori iperspettrali o che ne imbarcheranno come EMMA, CHIME, Prisma 2, TRUZ e così via. Claudia? Sì, posso iniziare io, ma mi vengono in mente anche le parole di Alessandro di poco fa. Cioè, diciamo che attualmente Prisma è uno dei pochi sensori iperspettrali che sta offrendo dati reali di questo tipo e quindi, oltre che pensare al futuro, questi dati possono già operativamente permettono già operativamente di svolgere e sviluppare diverse applicazioni. Nell'ottica di un uso in sinergia con missioni iperspettrali che diverse agenzie spaziali internazionali stanno portando avanti, diciamo che Prisma secondo me sta già offrendo nell'ambito dello sviluppo di ENMAP, di CHIME o di altre missioni, Prisma Second Generation naturalmente, dei dati reali che potranno in qualche modo permettere uno sviluppo avanzato di queste nuove missioni. Quindi è già un dato che come precursore può essere utilizzato a tutto vantaggio di queste nuove missioni. Nell'ottica poi di un futuro più o meno prossimo in cui oltre a Prisma ci potrà essere Prisma 2 e altre missioni simili, è ovvio che una cosa che mi viene in mente è che visto che uno dei constrain di queste missioni può essere lo svuoto, revisiting time, avere più missioni iperspettrali che offrono dati tra loro consistenti permette di fare una copertura a scala globale con più alte frequenze di osservazione, quindi è un po' come una ripetizione di un dato iperspettrale su N piattaforme che in qualche modo vanno a vantaggio di un aumento di risoluzione temporale e di abbracciamento circa lo SWOT. Questo appunto premettendo che ci sia un'analisi di consistenza tra i dati, che vi sia un'uniformità negli algoritmi di elaborazione. Ma diciamo che questo è per un futuro verso l'iperspettrale. Ad oggi, secondo me, già Prisma, in sinergia con missioni multispettrali, ottiche, oppure più orientate a una via di mezzo tra muti e iperspettrali, come sono quelle atmosferiche o di Ocean Color, offre già un dato molto interessante per lo sviluppo di prodotti di valore aggiunto rispetto a quello che operativamente, ad esempio, i vari Sentinel stanno offrendo. Okay, grazie. Fabrizia, non so se Alessandro. Sì, posso. Ah no, non so se Alessandro vuole dire qualcosa prima lui. Io posso solo concludere quello che ha detto Claudia, nel senso che assolutamente le sinergie sono importanti. Si potrebbe aggiungere che la parte di calibrazione è una parte importante, no, per questi sensori iperspettrali. Sappiamo che c'è la missione TRUZ che è stata, diciamo, è avviata da parte dell'ESA. E in questo caso, naturalmente, ma anche si può fare con missione CubeSat, quello di avere delle missioni che sono, diciamo, a pochi minuti o comunque quasi contemporanee, quindi devono essere in coda avanti o dietro, per esempio la missione Prisma o i suoi successori o anche altre missioni, permettere di fare un'analisi, un confronto diretto fra i due dati e migliorare le calibrazioni. Quindi nell'ottica delle future possibili costellazioni tra diversi sistemi simili, quelli per la calibrazione sicuramente rivestono una certa importanza. Quindi anche questo è da tener conto. Sandro? No, cosa aggiungere di più? Sono ovviamente assolutamente d'accordo. Posso solo dire che l'ASI sta cercando, l'abbiamo detto tutti quanti praticamente prima, io, Claudia, Fabrizio, eccetera, si sta contribuendo, diciamo, ad altre missioni di altre nazioni. Io ricitavo ISIS di ISRO perché abbiamo avuto un bilaterale pochissimo tempo fa in cui loro stessi ci hanno chiesto di poter cooperare con loro, e dove noi abbiamo posto sul tavolo appunto di perpetrare loro domande e così via. Quindi, diciamo, dal punto di vista delle cooperazioni stiamo cercando di allargare il massimo, in modo da poter trarre il massimo vantaggio sinergico da ciò che oggi esiste, forse esisterà, quindi assolutamente sì. Certo, questa cosa mi ha fatto venire in mente una domanda che non so, diciamo, se al momento è tutto noto o meno. Prisma, ci sono dei dati caratteristici che sono il numero di bande, la risoluzione radiometrica e la risoluzione spettrale e la risoluzione spaziale.
Gli altri satelliti in progettazione, cioè praticamente tutti in progettazione, chiaramente con Prisma 2 mi aspetto il massimo della sinergia, ma gli altri satelliti quanto condividono queste le stesse impostazioni di Prisma, o quanto insomma Prisma sarà funzionale anche alla calibrazione, prima si diceva, ma in generale a tutte le attività di fusione o di utilizzo sinergico dei dati? Ma dal mio punto di vista in realtà siamo quelli che stiamo facendo di più, se devo dire la sincera verità, nel senso che gli altri in qualche modo sono gli altri che bussano in qualche modo alla nostra porta cercando di avere una sinergia, ma poi alla fine mi sembra che i più attivi o proattivi anche in questo senso continuiamo a essere noi. Questo ti aggancia a quello che diceva prima, ricordiamoci che siamo di fatto almeno a livello europeo quelli che oggi hanno il pallino in mano in qualche modo, insomma, quindi possono giocarsi con bene. Vale quello che dicevi tu, appunto, quello che io noto è che gli altri chiedono, ma poi in qualche modo offrono di meno, se vogliamo essere lì. Magari posso aggiungere una cosa. Naturalmente le missioni perspettrali, c'ha ragione assolutamente Alessandro, per il momento tutto il resto sono studi ancora e più o meno missioni che sono in preparazione più vicine come EMMAP, appunto possiamo sicuramente anche citare la missione NASA SLVG, eccetera, le altre stanno su Stazione Spaziale Internazionale. I sensori però sono abbastanza simili, diciamo che il range spettrale coperto comunque va dal visibile allo SWIR, cioè tra 0,4 e 2,5 micron, quindi c'è una omogeneità di tipo osservativo che è importante, vuol dire che può variare leggermente magari la risoluzione spettrale, però essenzialmente saranno quasi tutti strumenti eliosincroni, saranno tutti in quel range, possono variare chiaramente le caratteristiche radiometriche, sicuramente nessuno di questi che vediamo qui nella lista sono a prismi, sono tutti a gratings, cioè cambia il sistema con cui vengono scomposte, come dire, comunque acquisite le diverse bande, e Prisma è stato l'unico a fare questo test assolutamente anche positivo di usando i prismi, quindi siamo confidenti che ci saranno missioni con caratteristiche simili, questo è importante, ma ribadisco quello che ha detto Alessandro, sicuramente noi lo abbiamo già in orbita e già prevediamo anche un follow up del sistema, quindi però insomma che gli utenti possano essere tranquilli sulla continuità delle future missioni soprattutto. Ok, grazie. Ancora, come utenti, come possiamo contribuire alla richiesta di nuove funzionalità, prodotti, requisiti, sia per Prisma, chiaramente per quello che si può fare, ma soprattutto per Prisma Second Generation? ASI, come si sta organizzando in tal senso? Ettore? Sì, diciamo, la Prisma Second Generation viene, il design, la progettazione di Prisma Second Generation viene attualmente svolta in stretta cooperazione con la comunità scientifica e principalmente con l'advisory group di cui abbiamo due rappresentanti proprio in questo webinar. Più in generale è comunque possibile contribuire con idee, richieste, proposte, e requisiti, bisogni, e molto semplicemente mandando una mail al Prisma Mission Management @asi.it che corrisponde alla mail del Mission Manager di Prisma, che poi raccoglierà queste richieste, in qualche maniera le strutturerà. Questa email la troviamo sul portale? Questa email forse no, non credo, quindi potete segnarla. prisma_missionmanagement@asi.it. Ok, grazie. Ok. Allora, queste erano le domande. Ora, diciamo, è già passato tanto tempo e probabilmente ci sono già delle domande. Open, perfetto, io faccio stare sul bottico, mi manca la manualità. E poi ce n'è una. Credo che la domanda si riguardasse l'interfacciamento con Snap, diciamo non subito, ma nel prossimo anno abbiamo intenzione di sviluppare una Prisma Mission Platform per l'exploitation e senz'altro sarà possibile all'interno di quel tool poter esportare i dati verso altri sistemi, includendo ovviamente Snap. Ok, quindi diciamo che probabilmente abbiamo soddisfatto, tra l'altro ci sono 51 utenti
43, va, noi siamo 8, quindi speriamo di aver soddisfatto le curiosità di tutti quanti e anche di quelle, insomma, delle domande che sono già arrivate. Come dicevo, noi potremmo comunque rispondere successivamente. Abbiamo la volontà di andare avanti cercando di estendere soprattutto i campi applicativi. Questo è il nostro mestiere, quindi lo facciamo con piacere e vogliamo assolutamente che la comunità sia consapevole di quello che si può fare. Oggi abbiamo già tanto lato CosmoSkyMed, lato Sentinelle, e Prisma è una missione assolutamente innovativa su cui dobbiamo tentare tutti insieme di creare del valore. E come industria chiaramente il nostro valore è fare in modo che i servizi di osservazione della Terra possano integrare informazioni di questo tipo e risolvere i problemi, i nostri problemi, diciamo, all'interno del business, all'interno della vita di ogni giorno. Io ringrazio tutti gli ospiti e anche tutti voi che avete seguito questa puntata, Alessandro, Ettore, Giuseppe, Luigi, Claudia, Fabrizia, e penso di aver dimenticato qualcuno, no? Spero di no. Arrivederci e al prossimo webinar. Grazie a tutti. Arrivederci. Ciao, arrivederci.